Barbara Saltamartini, è solo colpa di Marino quello che vediamo? Ma intanto io vorrei sgombrare il campo da un possibile dubbio che può nascere tra i cittadini che ci hanno ascoltato fino adesso. Marino non ha vinto le elezioni ieri, per cui non è che questo è l'avvio della giunta Marino. Ignazio Marino ha vinto le elezioni esattamente 2 anni e 1 mese fa, circa, anzi forse anche 2 anni e 1 mese e mezzo fa. In 2 anni e 1 mese, fatti salvi i problemi di una città come Roma, che sono enormi e immensi, e nessuno ha la bacchetta magica, devo dire che i risultati sono quelli che vediamo. E io auguro veramente al nuovo assessore ai trasporti di poter in soli 3 mesi fare quello che non è stato possibile fare in 2 anni di amministrazione Marino, perché Roma ne ha veramente bisogno. Io, a differenza del neo assessore, il senatore Esposito, sono romana, quindi le immagini che ho visto adesso dal servizio che voi avete fatto sono immagini che fanno male, male alla città, male a noi romani. E voglio anche dire che l'attacco che abbiamo subito dai giornali stranieri, quindi parlo del New York Times, delle Monde e di altri, vorrei ricordare a questi signori che a Roma molti degli spettacoli indecenti che abbiamo visto sono stati compiuti da cittadini stranieri presenti a Roma. Vorrei ricordare l'assalto alla Barcaccia dagli hooligan olandesi a Piazza di Spagna, a cui non è stato impedito dalle nostre forze dell'ordine, dal governo nazionale che già sapeva quello che sarebbe successo e via dicendo, non è stato impedito di arrivare nel piano centro della città, di devastare un'opera per noi, per il mondo, fondamentale. Allora, da questo punto di vista, Roma è allo stremo. Roma è in queste condizioni e anche peggio, purtroppo, e anche peggio, perché ormai dal centro alla periferia la situazione è la stessa, non è più quello che si pensava una volta, solo in periferia accadono certe cose.